Da quando si è insediato il Consiglio Comunale, qual è la produttività di questo Consiglio? Nessuno, forse oggi è l'inno di Mameli prima delle Consiglio Comunali. Consigli comunali che rappresentano il nulla, secondo l'opposizione, si litiga e non si offre uno spettacolo buono ai cittadini dell'assise civica. Argomenti a volte blandi e banali, c'è quasi la sensazione, dicono alcuni presenti, che tutto si faccia, tranne che mettere mano alle questioni prioritarie della città. E così si alza la voce, si litiga, si richiama il regolamento, si invitano i consiglieri a leggerlo. Giustino Masciocco, del Movimento Articolo 1, è uno dei più battaglieri tra i banchi dell'opposizione. L'amministrazione mente su tutto, un esempio è Banca Sistema. Le menzogne, le bugie, perché fino ad oggi hanno sempre detto che Banca Sistema, la transazione fatta dalla giunta comunale era illegittima e irregolare. Gli abbiamo chiesto se doveva passare in consiglio comunale, hanno detto forse ci penseranno, vedranno cosa fare. Eppure in campagna elettorale lo hanno sempre declinato e in qualunque consiglio comunale parlano sempre di questa Banca Sistema. Ecco, loro non hanno argomenti, sono 4 mesi e non riescono a governare, dicono le bugie e continuano a dirle nonostante hanno vinto le elezioni. Il presidente del Consiglio Comunale Roberto Tinari invece replica alle accuse: non siamo noi che siamo il nulla, il nulla lo abbiamo trovato dalla vecchia amministrazione, e giura d'ora in poi di portare tutte le carte anomale a Procura e Corte dei Conti. Ma l'opposizione fa il proprio dovere, cioè quello di fare opposizione, e non si accorge che per 9 anni, 8 anni ha avuto la palla in mano e non ha saputo giocare, quindi questa è la verità, e che adesso fanno del mia colpa dando le colpe agli altri, questo non si può fare. Oggi diciamo che è un consiglio comunale un po' sui generis, perché quello veramente fondamentale c'è stato qualche giorno fa, quello sul bilancio consolidato, che si sono sviscerate tutte le problematiche relative alla passata amministrazione. Là sono sorte delle cose inenarrabili, quindi io, come ho già detto in consiglio comunale, manderò tutto quanto alla Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica, perché bisogna farlo perché per il rispetto di questa città.